scelto questa scuola perché da sempre mi sono interessata alla grafica e appunto qua c'è l'indirizzo. Per me l'aspetto migliore del grafico, beh, prima di tutto che ci hanno molto aiutato col fatto di darci dei Mac sia a scuola che a casa, e quindi diciamo che ci dà la possibilità di lavorare soprattutto anche a casa, il che non è da poco. Io penso che l'istituto grafico ti possa dare un'opportunità principale, che è quella di dare sfogo alla tua fantasia. Quindi tu crei un prodotto pensando alla tua fantasia, alla tua creatività. Io ho avuto la possibilità di entrare a contatto col campo del fumetto grazie a un corso che era stato proposto 2 anni fa, e penso di avere, appunto, grazie a questo, aver scoperto la mia strada per il mio lavoro futuro. Collegamento che c'è tra Sacro Cuore e l'Artigianelli, la possibilità di andare a lavorare nei suoi laboratori, e inoltre penso proprio al rapporto tra il professore e l'alunno, che è molto vicino. Sinceramente a me piace molto lavorare al computer e a me piace anche utilizzare la grafica in generale, perché mi piace usare l'immaginazione e anche la fotografia, il disegno, specialmente il disegno. I chose this school because I'm interested in languages and in tourism. We study English, Spanish and German, and all the lessons are real fun. I think that languages are extremely useful to find a job in any field. And we also study economics, tourism law and art, which are the main subjects. Ho scelto questo indirizzo perché oltre a piacermi le lingue, è un indirizzo in cui si parla soprattutto del turismo locale. È importante secondo me perché il turismo nella nostra regione e in Italia è un punto fondamentale della nostra economia. Bin ich zu einem deutschen Aufenthalt von Bundesrepublik eingeladen worden. Wir waren eine Gruppe von 43 Studenten, die aus ganz Italien kamen. Es war ein Premium-Programm, die zur Förderung des deutschen Sprache für die ausländischen Schüler. Facciamo una materia in CLIL, cioè geografia del territorio in lingua inglese, e quindi è un motivo importante per, oltre a conoscere la propria regione, conoscerla con vocaboli in una lingua straniera, che è molto importante, soprattutto in l'inglese. I think that this school offers a good preparation for your future. In fact, you can easily find a job without going to the university. Io devo dire che ho un buon rapporto con i docenti e penso che sia un rapporto molto personale. Che i docenti sono molto interessati ai ragazzi. Penso che, a differenza magari di altre scuole, danno più importanza al singolo, individuo. Il fatto che qui comunque non sei uno studente, basta, sei anche una persona. Hai in più anche la possibilità, dato che abbiamo classi non troppo grandi, di avere un rapporto migliore con tutti i compagni e anche con i professori. Era una scuola nuova e il timore più grande era di non trovare nessuno con cui mi trovassi bene, e comunque la paura anche con i professori, che mi avevano detto che era una scuola abbastanza dura in cui si doveva studiare tanto, e pensavo di non farcela, ma alla fine mi sono trovata molto bene sia con i professori che con gli alunni, e non è così dura se si studia. Passare da una scuola professionale a un istituto tecnico, pensavo di avere delle difficoltà che alla fine sono state affievolite anche dalla bravura dei professori, in realtà. Mi hanno aiutato, quindi nessun problema. Io avevo paura, siccome vengo da un paese un po' lontano, di essere da solo, cioè di non, perché non conoscevo nessuno, e allora di rimanere un po' da sola, ma adesso ho fatto amicizia e anche una classe molto bella. È un'esperienza che ti fa crescere veramente tanto e siamo veramente molto seguiti e cioè, sono ben organizzati. Magari ci aiutiamo con i compiti o anche la sera è molto divertente anche con gli assistenti, e anche le suore sono simpatiche. Sì, un sacco. Cioè, all'inizio è difficile perché io a casa sono figlia unica e quindi ho i miei ritmi, ho i miei spazi.
e quindi condividere le mie cose con gli altri all'inizio è stato un po' difficile, però alla fine si è rivelato bellissimo perché cioè, ho quasi delle sorelle con cui puoi parlare sempre, sai che ci sono in ogni momento e è bello secondo me molto. Io penso che mi abbia passato il valore del rispetto reciproco e soprattutto l'amicizia nel gruppo classe e anche un po' di sopportazione. Dai. Probabilmente ascoltare sempre quello che le persone hanno da dirti. Beh, il rispetto per le altre persone e inoltre saper apprezzare una persona con i propri difetti. Nel cuore di Trento! In the heart of Trento. Nel cuore di 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 Trento. In Herzen Trient. Nel cuore di Trento. E nel corazon di Trento. Nel cuore di Trento!